Cari amici, buonasera e benvenuti a questa puntata di Biblioteca 21 che questa sera si agglutina, diciamo così, attorno a un libro straordinariamente sollecitante e provocatorio di Giancarlo Rosati, intitolato Sai Baba, l'uomo venuto dal cielo. Chi ha seguito negli anni scorsi le puntate della mia trasmissione sa che già una volta ci siamo incontrati con il dottor Giancarlo Rosati, che è molto noto a Parma, in occasione della pubblicazione del suo libro L'uomo dei miracoli. Quella trasmissione, quella conversazione ebbe, se possiamo mettere da parte per un momento la nostra modestia, un vero successo, perché raccolse molta curiosità e molti inviti a proseguirla. È venuto ora il momento di ripetere quell'esperienza, quel cammino, e questa sera, oltre il dottor Rosati, autore del libro, sono con me Don Mario Mazzoleni, teologo, il professor Guido Cultrera, che è medico di medicina nucleare, primario all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, e il dottor Polenghi, Francesco Polenghi, che è un operatore economico. Il dialogo sarà naturalmente vario e certamente interessante. Cominciamo subito a sentire dal dottor Rosati qual è l'esperienza raccontata in questo volume, che riprende così autorevolmente e anche con così puntigliosa verifica la sua esperienza precedente. Quando, durante la ricerca del soprannaturale, sono venuto in contatto con un personaggio straordinario che si chiama appunto Sai Baba. Quando si viene in contatto con Sai Baba succedono due cose. La prima è lo sconvolgimento determinato dai suoi miracoli, dai poteri soprannaturali che quest'uomo possiede a tutti i livelli. Sai Baba affonda la mano all'interno di una pentola vuota e all'interno di questa pentola comincia a generarsi spontaneamente il riso, che viene distribuito a 400 pellegrini, e alla fine, quando tutti sono stati sfamati, all'interno della pentola troviamo ancora abbondante riso. Sai Baba tocca le ginocchia di una paralitica, le fa cenno di alzarsi e questa donna comincia a camminare in maniera un po' goffa all'inizio per la prolungata immobilità, ma cammina. Sai Baba ancora soffia su un anello che porti al dito senza toccarlo, senza sfilarlo, e il disegno dell'anello viene trasformato, ma non soltanto il disegno, c'è una trasmutazione degli elementi. L'anello che poteva essere d'argento improvvisamente si trasforma in un bellissimo anello d'oro. La seconda cosa che succede è la scoperta di una realtà inimmaginabile che sta dietro al miracolo. I miracoli servono soltanto in definitiva per frantumare la corazza dello scettico o incuriosire il ricercatore. Al di là del miracolo poi c'è un insegnamento particolare che dovrebbe condurre alla conoscenza del tutto, a queste grandi verità cosmiche che un po' tutti i grandi condottieri spirituali del passato ci hanno insegnato. E se noi continuiamo ad affondare il bisturi in questa ricerca, scopriamo che questo personaggio, Sai Baba, è stato annunciato dalle profezie delle grandi religioni, buddismo, induismo, islamismo, cristianesimo. Così troviamo che Giovanni, nella sua Apocalisse, parla di questo grande condottiero e riferisce anche il nome, il Verace e il Fedele. Stranamente, misteriosamente, Sai Baba viene registrato all'anagrafe di Puttaparthi con il nome di Satya Narayana, che tradotto in italiano vuole appunto dire verace e fedele. Maometto fa una descrizione addirittura straordinaria, perché fornisce 300 segni per riconoscere questo grande condottiero che aprirà il terzo millennio. Ed è una descrizione fotografica, spiega che questo grande condottiero avrà una chioma come una corona, un neo sulla guancia, avrà i denti centrali allargati, un corpo minuto e fragile come quello di un adolescente, vestirà, indosserà due abiti color fiamma, materializzerà con la mano piccoli oggetti e così via. Maometto dice vivrà fino a 96 anni.
I maestri malayani avevano precisato che questo condottiero sarebbe vissuto 96 anni e avevano addirittura previsto e precisato il nome del villaggio in cui si sarebbe incarnato, addirittura l'albero genealogico della famiglia. Ci sono diverse profezie sia all'interno del buddismo che dell'induismo. Una di queste è un'analisi astrologica, lo Shukanadi, scritto 3200 anni fa, che descrive non soltanto il personaggio, la famiglia, le varie fasi della sua missione, ma addirittura i miracoli più importanti che questo condottiero avrebbe fatto prima dell'anno 2000 e subito dopo. Ecco, di fronte ai miracoli di Sai Baba, prima di tutto, che qualificano il personaggio, di fronte a queste grandi profezie che appartengono a tutte le religioni del pianeta, nasce il sospetto che quest'uomo sia effettivamente il condottiero atteso dalla storia, quello che aprirà il millennio d'oro, l'era dell'oro. Don Mario Mazzoleni, io non voglio essere provocatorio e cattivo a tutti i costi, ma mi sembra di averle già sentite queste cose. Mi sembra di averle già sentite in quel libro straordinario e sopra ogni altro venerabile che è il Vangelo, che è la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento. Che cosa ha sentito in particolare? Queste cose, i miracoli, i profeti, l'uomo che moltiplica gli oggetti, le cose, che dà da mangiare agli affamati senza mai far venir meno il cibo. E allora, è vero o no? Certo, l'abbiamo sentito tutti. La domanda qual è allora? Questa, ma non è già avvenuto un'altra volta? Questa è già una risposta, sappiamo già che è avvenuto. Quindi ognuno di noi dovrebbe porsi seriamente alla ricerca, seriamente l'interrogativo su che cosa sia questo fenomeno, che cosa ci sta dicendo questo fenomeno. Io credo che un fenomeno come Sai Baba si possa comprendere soltanto con una grande libertà intellettuale. E per libertà intellettuale intendo dire la libertà da tutti i pregiudizi storici, da tutti i pregiudizi ideologici, nonché religiosi. A quelli che chiedevano a Giovanni il Battista: sei tu il Messia o tu annunci un altro che deve venire? Lui diceva: verrà un altro dopo di me al quale io non sono degno neppure di sciogliere i legacci dei calzari. Ecco, questo Giovanni Battista. E noi come ci mettiamo di fronte a questo Sai Baba che fa i miracoli? Ma noi, parlando in questo modo, sembrerebbe che vogliamo mettere in contraddizione Dio non può essere mai in contraddizione, perché se si incarna in un'epoca, anche se questo non viene ordinariamente creduto, non è un'opinione corrente e comune presso i cattolici, se si incarna in un'epoca Dio, questo spirito eterno, come possiamo noi impedire a Dio che si possa incarnare in un'altra epoca? Cioè, è una domanda, vi dicevo prima, per capire queste cose bisogna essere molto liberi intellettualmente, quindi non cominciare a dire noi abbiamo studiato così, noi abbiamo imparato in questo modo. Quindi io pongo una domanda a delle persone che seriamente intendono fare questa ricerca, e dal punto di vista anche filosofico un bambino può capirlo: se Dio è onnipotente, se Dio è onnisciente, se Dio è tutto, non può essere limitato indubbiamente da dogmi nostri o da definizioni nostre. Se Dio desiderasse prendere forma umana, è sempre lo stesso Dio, la stessa entità che prende forma umana in altre epoche, in altre zone. Le forme sono diverse, non lui. Lui è sempre lo stesso. Il Cristo, cioè l'entità divina, è sempre identica. Il Gesù invece cambia, cresce, nasce, cresce e muore. Il Sai Baba nasce, cresce e muore. Ma ciò che sta dietro questa figura Sai Baba, che cos'è? Andiamo a fondo: il suo insegnamento, la sua vita, il suo messaggio, tutto quello che ci dice. E allora capiremo che cos'è che sta accadendo in questo momento nel mondo. Capiremo, professor Cultrera? Ma io vorrei fare solamente una piccola considerazione. Noi viviamo, e lo sappiamo, in un universo dove ci sono milioni di stelle e probabilmente anche milioni di pianeti uguali alla Terra, con esseri pensanti, anche se fisicamente diversi da noi, con esseri pensanti, intelligenti come noi, che anche loro
hanno il concetto di Dio. Perché Cristo o il Dio perché dovremmo pensare che si è incarnato solamente una volta in questa terra e non si possa essere incarnato o si incarnerà in tutti questi pianeti dove delle altre umanità hanno bisogno di lui? E perché pensare che in questa terra Dio debba venire in nostro aiuto solamente una volta e non ogni volta che noi ne abbiamo bisogno? Quindi il pensare che Dio in questo mondo, in questo universo, sia venuto una sola volta è molto limitativo. Quindi io penso che le manifestazioni d'amore, le manifestazioni divine, si possono moltiplicare sia nello spazio come nel tempo. Però facciamo sempre questo riferimento alla religione certamente più diffusa, più comune, più popolare fra di noi, ha detto Gesù: guardatevi dai falsi profeti. Bene, io rispondo questo. Il fatto che dopo 4-5 mila anni, credo, da Krishna, ci siano quasi 1 miliardo di induisti, questo già è un miracolo, dimostra che Krishna non bleffava. Il fatto che Buddha abbia predicato 600 anni prima di Cristo e il buddismo è ancora vivo e ci sono quasi 1 miliardo di buddisti, anche questo è un miracolo. Il fatto che ci siano 1 miliardo o quasi di maomettani, anche questo è un miracolo. Vuol dire che queste persone non erano delle persone normali, erano anche loro delle emanazioni divine. Quindi perché dobbiamo limitare l'amore di Cristo? Cristo ha parlato in diversi linguaggi, in diverse epoche, in diversi posti. Ma il messaggio è stato sempre lo stesso e si racchiude nei primi 2 comandamenti, che sono comuni a tutte le religioni monoteiste. Ama Dio prima di tutti e ama il prossimo tuo come te stesso. Qualsiasi religione si rifà ai primi 2 comandamenti. E questo lo dice anche il Vangelo. Mi sembra, padre Mazzoleni, non mi ricordo in quale Vangelo un ebreo chiede a Gesù cosa devo fare. Ecco, allora tu, e gli risponde: tu sei nella strada, i primi 2 comandamenti, e gli ha detto: tu sei nella strada giusta. Nel Vangelo di Giovanni, mi pare anche in quello di Matteo, Gesù dice: colui che verrà vi rivelerà le grandi verità, dimostrando che dopo di lui ci sarebbe stato un altro grande maestro, così come viene annunciato poi anche da Maometto e da altri grandi condottieri spirituali. Questo deve far riflettere e farci pensare che il Cristo non può essere monopolio di una Chiesa. Appartiene a tutta l'umanità, appartiene a tutte le religioni, appartiene a tutte le epoche. Dottor Polenghi, io prima nel giro non l'ho chiamato in causa, ma vorrei sentire la sua opinione su questo libro, su questa interpretazione di Sai Baba come uomo della provvidenza. Sì, io prendo un aspetto molto pratico. Sono passati 2000 anni di questa religione in cui siamo dentro e non c'è nessuna preparazione per la morte, c'è una grande paura della morte, una grande paura della sofferenza, grande egoismo, non c'è l'assoluta comprensione dello scopo della vita, l'angoscia esistenziale non è risolta. Perciò direi che è un fallimento assoluto. Si presenta un personaggio che con miracoli e tutto questo ci dimostra e ci risolve il problema di fondo, rivelandoci una grande verità. Chi siamo noi? Da dove veniamo? Cosa facciamo qui? Qual è lo scopo della nostra vita e dove andiamo? Questo per me è il massimo. Tutto il resto è di importanza relativa. Risponde alle sole grandi domande dell'uomo di ogni tempo. Certo. Sai Baba è la risposta precisa a questi problemi. Ma chi è questo Sai Baba? Non è importante dire chi è questa Sai Baba. Questa Sai Baba è essenza divina come noi siamo essenza divina. È parte di questo sé universale.
il quale in questo momento storico si prende la briga di risolvere questi problemi all'umanità e di rimetterli in pista per andare verso un obiettivo e dare uno scopo alla vita. Lo fa per meriti propri o per una misteriosa presenza che è in lui? E io adesso parlo a lei perché ho questa misteriosa presenza dentro. Sai Baba è questa misteriosa presenza in potere pieno, in potere assoluto. Io sono parziale, non lo so. Lo scopo della mia vita è di scoprire questo. Don Mazzoleni. Mi dica. No, la questione sta diventando molto interessante e si sviluppa attorno, come lei ha detto anche prima, attorno a questi grandissimi problemi che sono poi i più grandi, perché tutto il resto passa in secondo ordine, come diceva il dottor Polenghi, quando uno risponde a chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, ha dato una risposta totale all'esistenza. Questo comportamento come si può affiancare al cristianesimo, cioè alla religione di così gran parte dell'umanità? Ogni religione cerca di rispondere a queste domande, almeno quando la religione è all'inizio e ancora ai primordi. Purtroppo le religioni, essendo spesso istituzionalizzate da uomini, finiscono per correre il rischio di diventare semplici istituzioni, con tutti gli errori che le istituzioni comportano. Farei una distinzione quindi tra l'essere religioso e la religione. La religione istituzionale può essere presa come qualcosa anche di politico, perché ha a che fare con il mondo degli uomini. La religiosità invece di una persona è quel desiderio, quell'anelito, quell'ansia di rispondere a quelle domande che diceva prima il dottor Polenghi. All'inizio ogni religione, direi anche la filosofia platonica, socratica, eccetera, tutti i grandi filosofi della Grecia si sono posti questi interrogativi. Per questo la vera filosofia è alta religione. Quando purtroppo la religione scende troppo a livello degli uomini e segue troppo il cammino degli uomini, perde il suo carisma, e questo è un rischio che abbiamo corso tutti e che tutte le religioni possono correre. Dunque non c'è nessuna inconciliabilità tra ciò che udiamo da Sai Baba e quello che abbiamo udito dal cristianesimo, perché si tratta semplicemente di riscoprire quello che Cristo ci ha voluto dire, quello che Gesù Cristo ci ha voluto dire ai tempi in cui era in vita. Non sarà che in 2000 anni abbiamo dimenticato molte cose e allora forse è necessario rispolverarle. Ecco, il compito di Sai Baba è quello di gettare luce, dare maggior chiarezza su quello che sembrava acquisito, invecchiato, e forse su quello che, pur essendo eterno e importante, incominciava a perdere significato, soggettivamente parlando. Dottor Rosati, forse lei me l'ha detto nella precedente intervista di alcuni anni fa a proposito dell'uomo dei miracoli, ma vorrei che lo ripetesse per gli ascoltatori e i veditori di oggi. Come ha incontrato questo Sai Baba, questo uomo dei miracoli? Io ho fatto una lunga ricerca fin da bambino, quando vivevo in Etiopia, venivo in contatto con questi stregoni che mostravano di possedere delle capacità paranormali, cioè quelle capacità che trascendono le leggi fisiche che conosciamo. Quindi questo interesse si è sviluppato poi negli anni e sono andato alla ricerca di una risposta. Volevo sapere effettivamente chi sono, da dove vengo e dove vado. E non ho mai trovato nessun sensitivo, nessun stregone, nessun guru indiano o non indiano che potesse darmi questa risposta. Nel momento in cui sono venuto in contatto con Sai Baba, io ho terminato la mia ricerca, ho avuto quello che cercavo. D'altra parte, Sai Baba è vero che si propone come incarnazione divina, come il condottiero del terzo millennio, ma la forma e il nome non hanno alcuna importanza. Ciò che conta è l'essenza, ma soprattutto il suo insegnamento. Chi è venuto in contatto con Sai Baba e ha avuto la possibilità di valutare la sua onniscienza torna inevitabilmente cambiato, e già questo è un miracolo. Si rende conto che
degli errori che ha commesso e che lo hanno allontanato da, da questo grande traguardo che ha nomi diversi, illuminazione, realizzazione, consapevolezza, conoscenza del tutto. E quando torna a casa, questo grande traguardo diventa il punto focale di ogni pensiero e qui comincia la grande lotta contro gli errori e contro i desideri comuni alla nostra realtà quotidiana. Professor Cultrera, abbiamo sentito i pareri dell'autore del libro, di Don Mario Mazzoleni, che è sacerdote e teologo. Adesso vorrei sentire il parere del medico, ma del medico anche e soprattutto che si interessa di medicina nucleare, questa branca così avanzata nei confronti della creazione. Chiamiamola medicina nucleare un miscuglio di medicina e di fisica nucleare. Sì. Tanto meglio, medicina e fisica nucleare. Beh, in pratica io ho avuto lo stesso approccio dell'autore, anche lui medico, cioè la fede viene quando uno di presenza non può negare certi fatti. Cioè io sono andato con molto scetticismo da Sai Baba per un problema personale. Di fronte a quello che ho visto mi sono dovuto arrendere perché non c'è nessuna spiegazione scientifica, né come medico né come specialista in fisica nucleare non ho trovato nessuna spiegazione scientifica. Per cui ho dovuto accettare una verità non fisica, ma spirituale, una conoscenza spirituale che mi ha portato a iniziare un nuovo cammino di conoscenza, cioè la ricerca della conoscenza spirituale. E posso concludere dicendo che il libro scritto dal dottor Rosati può essere veramente apprezzato da chi ha vissuto le stesse esperienze, perché il dottor Rosati le ha descritte molto bene e in quel libro le sue esperienze sono quelle che più o meno sono state vissute da tutti quelli che hanno avuto la fortuna di incontrare Sai Baba. Dottor Polenghi, lei è della stessa opinione? Io ho vissuto lì 6 anni e sin dall'inizio ho avuto il cuore molto aperto e le dico la verità che ho fatto l'esperienza dell'onnipotenza, dell'onnipresenza, dell'onniscienza di Sai Baba, cioè un'esperienza spirituale cosciente. Cosciente vuol dire, se lei ha un uomo in acqua e un bastone, l'uomo è cosciente di essere in acqua e si sente bagnato, il bastone non sente niente. Sai Baba ci rende coscienti che noi siamo questo sé interiore, che siamo l'anima, non il corpo, e che lo scopo della nostra vita è questa elevazione spirituale. Vorrei che lei chiarisse a chi ci ascolta in questo momento che cos'è questo sé. Beh, è la nostra anima, quello che in questo mondo cattolico si chiama anima, che è l'essenza che ci tiene in vita, che ci permette tutto. C'è una sola cosa che ci permette tutto questo, che ci permette di realizzare tutto questo, ed è questa essenza interiore, l'anima. Senza anima non esiste più vita. Torniamo ai miracoli, dottor Rosati. Questo grande esempio segreto che Sai Baba applica alla natura, come viene recepito dalle persone che lo incontrano? Voglio dire, i miracoli che lui fa vedere, come sono giudicati da quelli che lo circondano, da lontano e da vicino? Ecco, Sai Baba compie miracoli tutti i giorni, più volte al giorno, per 365 giorni all'anno, di fronte a migliaia di persone, senza tanti arzigogoli, senza tante acrobazie. E noi ci abituiamo, dopo qualche giorno ci si abitua al miracolo e che diventa quindi marginale, non ha più nessuna importanza perché riusciamo a comprendere che al di là del miracolo c'è questa grande conoscenza.
D'altra parte i grandi scienziati che lo hanno seguito, dal fisico nucleare all'ingegnere della NASA, e lo hanno seguito per 19-30 anni persino, hanno concluso questo. Sai Baba è un grande mistero che non può essere compreso dalla nostra scienza, perché non abbiamo le nozioni per capire il meccanismo attraverso il quale Sai Baba opera questi prodigi, questi miracoli. Mi fa un piccolo ritrattino di Sai Baba, un ritrattino fisico, per chi non l'ha mai visto. Sì. Sai Baba è alto 1,50 m, un corpo molto esile, indossa sempre due abiti color arancione, color della fiamma e il colore della rinuncia, ha un viso più negroide, sembra più un africano che un indiano, ha questa grande massa di capelli, la fronte larga, il naso abbastanza allargato, due occhi che sono neri come il carbone e trafiggono, penetrano all'interno. E quando si è poi in contatto con lui ci si rende conto che in effetti riesce a vedere in profondità, perché sa tutto di te, conosce il tuo passato, il tuo presente, tutti i tuoi problemi segreti più nascosti. E, ha questa... che cosa dice? Ecco, il suo grande insegnamento è poi l'insegnamento di Buddha e di Gesù, queste verità cosmiche vengono riproposte. C'è una differenza forse tra Sai Baba e gli antichi condottieri spirituali. Sai Baba mette tutto su un piatto d'argento, mentre in antichità lo stesso Gesù insegnava in due modi diversi, agli intellettuali rivelava i grandi misteri, all'uomo della strada parlava per parabole, rivelando soltanto i misteri minori. Sai Baba mette tutto su un piatto d'argento e ciascuno attinge in rapporto al proprio livello di coscienza, alla propria capacità di comprendere. Insegna questi grandi valori che poi sono la base della vita stessa, e la verità, la difesa assoluta della verità, la rettitudine, l'amore per tutto ciò che ci circonda, la pace e la non violenza. Questi sono i cardini di Sai Baba. Però Sai Baba non vuole fondare una religione, e la sua non è nemmeno una filosofia, è soltanto una scuola di comportamento alla quale ciascuno di noi può aderire pur restando all'interno della propria religione. E conclusivamente, Don Mario Mazzoleni, che cosa si può dire di quest'uomo effettivamente straordinario e che, come diceva il dottor Rosati, compie miracoli in continuazione, mentre Gesù ne fece così pochi e disse: beati quelli che crederanno senza vedere. Intanto Gesù non fece poi tanto pochi miracoli, perché il Vangelo di Giovanni termina dicendo che ci vorrebbe un libro grande quanto il mondo per contenere tutti i miracoli compiuti da Gesù. Il miracolo è solo una parte marginale di questi grandi esseri che, per farsi conoscere dagli uomini, devono sempre stupire in qualche modo gli uomini con lo straordinario, cioè con ciò che per noi continua ad essere straordinario. Che dire di Sai Baba? Che cosa si può dire dell'oceano, che cosa si può dire del sole, quando una mente non può capire completamente la grandezza del sole e la grandezza dell'oceano? E mi viene in mente quell'episodio che accadde a Sant'Agostino, quando, passeggiando sulla spiaggia, vide improvvisamente un bambino che raccoglieva acqua dall'oceano per portarla in una piccola fossa che aveva costruito sulla spiaggia. Così Agostino si fermò e chiese al bambino: che cosa stai facendo? E il bambino rispose, forse era anche lui, questo bambino, mandato da Dio per insegnare qualcosa a questo santo, al santo di Ippona: che cosa stai facendo? Dice: sto mettendo tutta l'acqua del mare, dell'oceano, in questa buca. Ma sei folle, non potrai mai fare questa cosa, perché questa buca è troppo piccola per contenere questa immensità. E il bambino, ispirato, rispose: anche la tua testa è troppo piccola per capire i grandi misteri. Così, ecco, di fronte a Sai Baba io vorrei dire che veramente il mistero è grande, e che per capire qualcosa di Sai Baba bisogna essere innanzitutto umili, non presuntuosi, non dare definizioni. Tanti cattolici mi è capitato di incontrare che hanno già, secondo loro, capito che è l'anticristo, che è un demone. Perché poi deve essere sempre un demone? Non ho capito. Perché non potrebbe essere davvero quantomeno un grande santo? Certamente, però, in conclusione di questa interessantissima chiacchierata
con gli amici che questa sera hanno onorato la mia trasmissione, possiamo dire che molte cose di quello che è e fa Sai Baba sono in questo libro di Giancarlo Rosati. Sai Baba, l'uomo venuto dal cielo, è in tutte le librerie di Parma. È un libro al quale noi auguriamo molto successo, perché è un libro che mette molti dubbi fra le nostre certezze, e tutte le opere che in qualche modo mettono dubbi tra le nostre certezze sono libri utili, sono libri che favoriscono la crescita dello spirito e soprattutto favoriscono il dialogo e favoriscono l'idea di una verità che non è mai assoluta, ma vive, si trasforma, esiste, e lasciamo ai nostri posteri con la nostra volontà, con la forza delle nostre opinioni. Io ringrazio il dottor Rosati, ringrazio Mario Mazzoleni, ringrazio il professor Guido Cultrera e il dottor Polenghi della loro affettuosissima e chiara e direi e calda partecipazione a questa trasmissione. Ringrazio anche voi per averci seguito e appuntamento come al solito alle prossime puntate. Buonasera. Satya Dharma.